Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di risparmio. Ebbene sì, perché è sempre giusto parlare di risparmio e di pensarci, perché non esiste un momento migliore o peggiore per iniziare a risparmiare. Farlo è sempre buono. Quindi oggi vi dirò qualche chicca, qualche consiglio che a me ha aiutato, qualche osservazione. Vi faccio presente di andare a vedere anche il video sullo shopping compulsivo, nel caso che è un video molto collegato a questo, quindi se non l'avete ancora visto andatelo a vedere. Comunque basta, andiamo alla ciccia e andiamo al video. Allora, parleremo di un po' di varie cose, parleremo anche in ambito magari skincare e makeup nel caso, perché comunque a me piace, quindi vi posso anche dare qualche consiglio in merito. Andiamo subito alla ciccia e iniziamo col dire che se non siete sicuri di un prodotto da acquistare, perché magari, non lo so, volete provarlo prima di prendere la full size, comprate le mini size. In teoria costano di più le mini size rispetto alle full size, qua è tutto un size, però se non vi piace il prodotto almeno ci avete perso meno. E comunque a volte noi, almeno io, adesso parlo di me, sono sempre stata molto portata a fare stock e restock di non so quanti prodotti dello stesso prodotto. Non lo so, tipo mi piace un mascara, ne compro altri tre. Ma il senso, cioè io un mascara per finirlo ci metto già una vita, figuriamoci quattro. Quindi prendete sempre, o se volete provare, solo per provare la mini size, poi valutate un futuro acquisto e non fate stock troppo grossi dello stesso prodotto, perché magari cambiate idea, non vi piace più, cambiate voi, non lo usate più e mille altre robe. Se come me vi piace farvi le maschere due volte a settimana, quelle purificanti, idratanti, lenitive, chi più ne ha chi più ne metta, non comprate quelle in tessuto, perché raga, quelle in tessuto hanno un dispendio di soldi, di robe inutile. Cioè io devo pagare una crema in tessuto magari 2 euro che mi dura un'applicazione, perché se la uso una seconda volta non va più bene, quando magari compro una crema in tubetto che costa, non so, 10 euro ma mi dura 80 applicazioni, faccio per dire. Quindi pensateci bene, se volete prendere delle maschere informatevi, e secondo me fate meglio a prendere quelle in crema piuttosto che quelle in tessuto, anche perché visto che ora va di moda parlare di ecologia, di plastica da buttare, tutto, ovviamente inquinate molto meno con una crema singola che tante confezioni diverse per più applicazioni. Un'applicazione che mi ha aiutata molto a capire quanto io spendessi e a capire come poter risparmiare e effettivamente poi risparmiare è un'applicazione sul telefono che, nel caso quella che uso io, è Budget, ma ce ne sono veramente tantissime su Apple Store, Google Store, Play Store, non so come si chiamano, insomma sullo store del telefono. È veramente pieno, basta che voi scriviate gestione soldi o cose del genere e vi vengono in automatico. Queste applicazioni nascono per scrivere sia le entrate che le uscite. Io vi dico la verità, ci sono periodi che ho usato anche le entrate, cioè nel senso di scrivere quando mi arrivavano i soldi, ma ultimamente ho iniziato a fare solo le uscite, perché di quanti soldi prendo me ne frega fino a un certo punto. Io voglio sapere quanto spendo, in cosa spendo e perché spendo. E questa cosa è molto utile perché vi permette di capire a fine mese, a fine anno, insomma ogni quanto volete, in quante cose inutili magari spendete. Quindi così scoprite anche la vostra debolezza, se vogliamo dire. Magari siete persone che amano fare aperitivo, andate ogni giorno a fare aperitivo, a fine mese vedete, oddio, ho speso 200 euro solo per fare degli aperitivi, forse era meglio farselo in casa. Quindi vedete bene cosa fare, insomma. Oppure siete persone patite per, non lo so, i grattevinci, così a fine mese vedete quanti grattevinci avete speso. No, ho detto una cosa sbagliata, in quanti, no, quanti soldi avete speso per i grattevinci. Dai, ce la puoi fare, su. Quindi queste applicazioni secondo me sono molto utili e poi vi fanno capire anche tipo il vostro range al mese, quando dovete spendere, non so, magari mettete le varie bollette, il telefono e il wifi, tutto quello in cui spendete, che siete anche obbligati a spendere, e poi tutte le cose in più che potreste anche non fare ma che fate, e così vi fate un po' un vostro budget. Perché un altro consiglio è farsi un budget quanto spendere, ma anche un budget sul quanto risparmiare. Faccio un esempio, magari dite io voglio risparmiare ogni mese il 10% del mio stipendio, fate il vostro calcolo, buona, a inizio mese quei soldi li mettete via, li potete mettere in un altro conto, li potete prelevare, mettere da parte nel cassettino, potete fare come volete, l'importante è che voi quella somma a inizio mese, non a fine mese, a inizio mese la prendete, la mettete da parte, fidatevi che dopo del tempo avrete un bel gruzzoletto da parte.
parte e non ve ne siete neanche accorti. Una cosa che ho imparato negli ultimi mesi è quando si va a fare la spesa non comprare per forza la marca, perché c'è la marca, nel senso cose di marca. Perché io sono nata in una famiglia dove i miei genitori compravano sempre e solo cose di marca, perché se non è di marca non è di qualità. Cavolata pazzesca, perché io vi posso assicurare che se voi prendete il passato di pomodoro che non è di marca, ma magari, che ne so, della Coop Conad, che di solito se andate tipo alla Coop, quello che è della Coop costa meno, è sicuro che è buono uguale. I pomodori sono sempre pomodori, quindi non fatevi prendere dalla marca, dall'essere famoso, perché non c'entra veramente niente. Ovviamente, per stare sempre in tema con la spesa, fatevi una lista prima di andare lì, cioè non andate a raglio, oh sì, oggi prendo no, fate una bella lista, devo prendere la pasta, il latte, il riso, quello che è, ve lo scrivete e lo prendete, fine. Poi se siete così bravi, magari vi fate anche la lista in base al percorso che c'è in quel supermercato dove andate voi, così sicuramente non sbagliate. O comunque un altro trucchetto che vi consiglio è farvi una lista generale della spesa, quindi magari anche una cosa proprio in generale, cosa noi dobbiamo comprare, olio, latte, quello che è, e magari cose come olio, aceto, cose che magari durano e non scadono in fretta, vedere se sono in offerta. Se sono in offerta ci può stare a fare la scorta, così quando poi finirà ce l'avete già e l'avete comprato in sconto. Gli sconti sono utili e sono vostri amici, ma solo se usati bene. Non fatevi prendere dagli sconti momentanei, perché non so se ve ne siete accorti, ma ogni tot ci sono gli sconti ovunque, che sia perché è estate, che sia perché è Natale, che sia perché c'è il Black Friday, che sia perché inizia l'anno nuovo, è sempre pieno di sconti, di saldi e di tutto. Quindi non fatevi prendere dal oddio c'è questo sconto, lo devo prendere sicuramente, perché tanto fidati che lo sconto, se c'è adesso, c'è anche dopo. Tranquillo che c'è. Un altro consiglio che vi do è, che ho anche scoperto io in quarantena, ammetto, fare le cose da soli, come cibo, nel senso, vi piace la pizza, perché non provate a farvela da soli, comprate i vari ingredienti e la fate voi. C'è pure soddisfazione che avete fatto qualcosa, no? Oppure la tinta, i capelli, io ho preso a farmela da sola. Oggi per la prima volta mi sono tagliata i capelli e sono venuti anche bene, infatti sono molto stupita, ovviamente voi non riuscite a vederli, ma io vi assicuro che sono venuti bene, almeno per me. Le unghie, io anni fa, non sempre, ma sono andata 2-3 volte a farmi le unghie, a farmi il gel, e mi partivano almeno 40 euro. Ma io ho detto, ma veramente delle unghie fatte così, che durano un mese, valgono 40 euro? Valgono 40 euro del mio tempo? Perché voi, raga, dovete fare a volte la proporzione tempo e soldi, perché voi i soldi come ve li fate? Lavorando. Quindi voi preferite, non so, magari facciamo finta, voi prendete 10 euro all'ora, che sono tanti, voi preferite farvi 4 ore di lavoro solo per delle unghie? Dai, su. Quindi fare le cose da soli è bello e anche, secondo me, molto molto soddisfacente. Un trucchetto che vi ho accennato nel video sullo shopping compulsivo è di non comprare subito le cose, ma di aspettare almeno un giorno, almeno una settimana, quello che riuscite, ma aspettate. Voi non sapete quante volte io, aspettando, ho evitato di fare degli ordini di cui mi sarei pentita. Parlo di ordini perché io parlo di acquisti online, perché io la maggior parte li faccio online. Ovviamente non sto dicendo di aspettare di fare la spesa, di morire di fame, di non aver l'acqua per bere, non sto dicendo queste cose, ma parlo di cose in più. Vedete un paio di scarpe, siete tutti gasati, ah, lo voglio, aspettate, perché magari adesso lo vuoi, ma tra un'ora magari già ti sei scordato di quel paio di scarpe e non te ne frega niente. Ve lo dice una che tante volte ha restituito cose comprate dai vari siti perché non gliene fregava niente. Quindi mi raccomando, non fate acquisti così immediati, magari a volte di notte ti prende, sei stanco ma non riesci a dormire, allora ti annoi, allora vai su quel tuo sito preferito e tac, ti partono così 100 euro. No, raga, no. Confrontate sempre i prezzi, mi raccomando, perché a volte una cosa che trovate a un prezzo online magari costa la metà. Succede spesso che uno compra una cosa che da un'altra parte costa meno. Quindi prima di acquistare, oltre ad aspettare a prescindere per il discorso che vi ho appena fatto, aspettate di vedere anche altri siti se c'è qualcosa di più conveniente. Un altro trucchetto che vi do è di non mangiare in giro, nel senso, se voi lavorate in un posto che poi magari state un'ora fuori in pausa pranzo, non andate nei vari bar
oppure nelle varie cose apposte dove andare a mangiare. Portatevi il cibo da casa, risparmiate, sapete cosa mangiate e siete molto più comodi. Perché se voi vi fate un conto che anche solo spendete 5 euro ogni giorno per mangiare, fatevi un conto a fine mese quanti soldi avete speso. Oppure andate in giro, avete sete, ma portatevela da casa l'acqua, no? Cosa vi costa? Niente. Vi prendete l'acqua da casa e andate in giro. Io vi dico, questo trucchetto l'ho iniziato ad usare tipo in discoteca anni fa, che ho smesso di comprare i drink in discoteca che costavano tipo 10 euro, che 10 euro per un drink è una ladrata per così di alcol, e io ho iniziato a farmi le bottiglie da casa. Prendevamo un succo, un alcolico, poteva essere vodka, quello che era, magari costava 8 euro la bottiglia, e con 8 euro avevi la bottiglia intera di vodka e ti facevi quanto drink volevi. So che forse questo è un insegnamento sbagliato, non dovrei parlare di alcol su YouTube, lo so benissimo, YouTube perdonami, ma sinceramente io ho iniziato a far così, questa cosa del mi porto le cose da casa. E anche un'altra cosa che io per fortuna non ho: tanta gente fa mille aperitivi, mille cene, mille pranzi, mille cose in giro, perché fa cool, perché fa figo, perché fa la foto su Instagram che sei in giro, che sei di qua, che sei di là. Raga, ma andare anche a vederti con un'amica al parco, non muore nessuno, o andare a farsi una passeggiata, andare da qualche parte, o anche andare semplicemente in casa di quella persona. Cioè, non è che per vedere una persona devi per forza andare a mangiare fuori, a far qualcosa. Ovviamente ci sta a mangiare fuori, io amo andare a mangiare fuori, o almeno quando si poteva fare, però farlo troppo, primo, non te lo godi, perché io sono dell'idea che se uno si concede troppo spesso una cosa bella, dopo non la vede più bella ma la vede normale. So, forse è un discorso un po' strano, però io la penso così. In più si spendono tanti soldi, ma piuttosto mangiate a casa, fatevelo voi. Ma poi vi ripeto, raga, io con la quarantena ho scoperto che farsi da soli il cibo è stupendo, è gratificante, è bello, ti diverti e tutto. Ma a parte quello, risparmi, far le cose in casa, risparmi, cioè mangiare sempre fuori, andare sempre, non lo so, vi faccio anche un esempio del cavolo, sempre in un bagno al mare per esempio, in un bagno con lettino e tutto, che vai a spendere 20 euro al giorno, ma andate una volta nella spiaggia libera a non spendere niente, provaci, non ti piace, non lo fai più, però a volte si spende per cose inutili che magari neanche ci servono così tanto. Quindi mi attacco a questo discorso parlando anche dei vari abbonamenti, che siano Netflix, Amazon Prime, che siano Spotify e tutto quello che è. A volte noi paghiamo per degli abbonamenti che non usiamo o non usiamo abbastanza. Io per dire avevo fatto Spotify, che spendevo 10 euro al mese per Spotify Premium, quando poi ho tolto perché ho detto voglio provare, tanto mal che vada lo rimetto, non è che muore qualcuno se per un giorno sto senza Spotify Premium. E vi dico la verità, questa grande mancanza non l'ho sentita, perché c'è YouTube, ci sono tante piattaforme dove ascoltare musica in maniera gratuita, e quindi altri 10 euro in meno al mese, quindi altri 120 euro in meno all'anno. Quindi se avete degli abbonamenti a cose che non vi interessano particolarmente, toglietele, non ha senso averle, è solo uno spreco di denaro e non usufruite neanche della cosa. Io penso di aver detto un po' di vari trucchetti, se mi verrà in mente qualcos'altro al massimo farò una parte 2 e ci aggiorneremo. Però vi dico la verità, io non faccio questo video perché voglio essere la tirchia della situazione a dirvi ah non spendete di qua, non spendete di là, assolutamente no. Non sto dicendo questo, la vita è una sì, e bisogna godersela, e su questo non c'è dubbio. Però non dobbiamo neanche vivere nel paese dei balocchi, che tutto è bello, tutto si compra, tutto è così. Io per fortuna non ho mai avuto neanche la fissa di grandi marche come borse, scarpe, macchine. Io tipo queste cose veramente non me ne frega niente. Ovviamente voglio le cose belle, non dico di no, ma mi accontento anche di una maglietta che costa 5 euro, che è carina. Cioè non mi interessa avere quella di Gucci, che magari è una banalissima maglia bianca ma con scritto G sopra, e quindi wow, top, adoro perché è di marca. Per fortuna io queste cose non ce le ho, non le ho mai avute ste fisse, neanche quando ero piccola c'era chi le aveva. Io no, e sono contenta così, perché sinceramente per me sono soldi tutti sprecati. Sappiate che qualche rinuncia c'è da fare se volete risparmiare dei soldi, non potete vivere di ah mi godo quello, mi godo quell'altro. C'è qualche uscita in meno da fare, bisogna magari fare un po' più da soli, quindi farsi un po' più il mazzo, ma almeno si risparmia qualcosa. Vi dico, io solo la tinta spendevo ogni mese sui 100 euro, facendomela a casa da sola spendo massimo 15 euro e ho già tutto, e ho già fatto. Zero sbatti, poi io odio anche stare da parrucchiere 3000 ore. Cosa c'è di meglio? Niente. Quindi basta, che questo video forse è durato anche abbastanza. Spero di essermi spiegata bene, spero di non aver delirato troppo. Io non so perché ultimamente mi mangio le parole, ma va bene così. Prima di salutarvi vi dico, raga, perché guardate i miei video e non siete iscritti al canale? Perché? Mi fate un sacco piacere se vi iscrivete al canale e se lasciate un commento e mi piace. Quindi per favore fatelo, perché supportate me
E niente, mi fate molto felice. Quindi detto questo, ci vediamo in un prossimo video, vi aspetto e ciao a tutti!